Un toralletto di libro. Visto che la maggior parte di quelli che sono qui un po' li conosco, una fortuna infinita quella di avere una banda del genere alle spalle, una di quelle che tiene il ritmo nel nome di te, nel nome di chi c'è. C'è la banda attesa nel accesa nel nome di te, nel nome di chi c'è, di chi se no. Perché in qualunque posto, in qualunque momento sai di non essere solo, e per chi non può contare su una famiglia troppo numerosa è una fortuna invidiabile, costruita negli anni e portata avanti nonostante le mie alzate di ingegno, i miei momenti di ricercata solitudine o di bravata da campione maledetto, come direbbe Piero. Base solidissima come poche nella vita. Vedere tutto questo affetto e questa totale fiducia nei miei confronti mi stimola e mi porta a trasformare quell'assist a Salerno in benzina da mettere nel serbatoio nel desiderio di stupire tutti. La domenica che arriva porta in dono un match fondamentale che ci mette di fronte il Parma, rivale diretta, vista la sua distanza classifica. Però era... Questo è. Volevo dare lo spunto solo per a uno degli aspetti appunto che descrive il libro, che è quello dell'amicizia, del gruppo che comunque si forma, in alcuni casi si forma fuori allo stadio, e te lo porti allo stadio, in altri casi si forma dentro lo stadio e poi te lo porti fuori perché con quelle persone ci stai particolarmente bene. Una cosa che volevo dire è legato all'amicizia, in realtà nel libro poi, insomma, non vorrei spoilerare, non vorrei anticipare niente, però insomma gli amici sono quelli che poi alla fine lo salvano, perché lui è uno di quelli che rovina tutto. E la cosa, insomma, che mi ha fatto pensare un po' leggendo il romanzo è che in realtà ce ne sono tanti che non si sono salvati perché c'avevano gli amici, non c'avevano un gruppo d'amici che lo sostenevano. E due personaggi in particolare che abbiamo condiviso nelle rispettive squadre, uno si chiama Adriano, che ha fatto una fine terribile, e sì, sono due Adriani ormai, e un altro è uno che rubava le pernici durante le cene, Alessio Cerci. No, ha fatto quello che doveva fare, e in realtà invece c'è anche chi invece si è salvato, grazie appunto anche alle amicizie, e che quest'anno in realtà è uno che io pensavo che era ispirato a lui in realtà il romanzo, che è Vardy. Io non so quanti di voi seguono il calcio inglese, la Premier League. In realtà era uno che si era totalmente perso, cioè ha fatto una fine col braccialetto elettronico, insomma ha fatto una finaccia. In realtà è uno che invece poi alla fine ce l'ha fatta perché è stato sostenuto dagli amici, e io pensavo che era ispirato a lui in realtà la storia. No, in realtà è scritta un po' prima, quindi semmai Vardy si è ispirato a Giancarlo. Daniele ti ha detto, leggi il libro Chioso, da parte del gruppo di amici è vero, cioè nel senso, comunque sia nel libro il protagonista è una testa calda, come si direbbe, e soprattutto due figure che non guardo ora che sono mio amore, che sono qua, che sono Esaso, che non si capisce mai chi possa essere, e Piero ugualmente, viste l'iniziale, non si capisce chi possa essere, e che comunque sia rappresentano comunque delle persone importanti, e per il protagonista, che in parte mi assomiglia per alcune abbinamenti, in altre no, perché... Ma te sei già a qualunque? Yeah. Se vuoi, ho una domanda. Sei già o no? Diciamo che era qualche metro o qualche chilometro più indietro dalla porta che trovavo terzino, e quindi era, e soprattutto poi il livello era scherzetto. Ci mettevi i peggi? Ci provavo. Vabbè, già questo passato. Mi hai fatto venire in mente un buon Alessio Cerci. Buono. Si fa per dire. Nell'anno, dopo un'anima, no, per carità, non gliela. Nell'anno che eravamo in un locale qua di Firenze, insomma, in San Niccolò, ero in questo locale anche la sera, e lui aveva lasciato, insomma, qua sembra una leggenda metropolitana, ma ero lì, quindi non più. Lui aveva lasciato la macchina in 82esima fila. Passa la vigilessa. A Roma vale? Sì, a Roma vale, infatti, per carità, infatti non ci siamo a Roma. Però la vigilessa, per l'appunto, per sua sfortuna, gliela poteva far togliere. Vabbè, te la faccio breve. Lui è uscito e nel 2014 c'è lui. 2013, vabbè, sono lì. Ho sentito una frase che credevo non si potesse più dire ormai, passare di una vita. Lei non sa chi sono io. Alla vigilanza. E che le si è detto? Detto un secondo. A posto, sì. Detto questo. Allora, noi ci si vede lunedì
allo stadio, la tua lunedì a vedere l'Inter. C'è l'Inter. Ma te? No. Questa è andata proprio di mano, tu non posso andare a vedere, no. Però è trasferta. Dall'amato presidente Corsi sarà in trasferta. Sì. Invece la prossima in casa è con l'Inter. Ma dove vai a vedere la partita te? Ti correggono perché sono due in trasferta. A Milano si va a giocare. E fra quanto ritorna allo stadio? Poi Palermo. Comprendo di pane, no, dopo tutta la sala, tipo, altro che di mare. No, a Milano si gioca, davvero? No, disastro. Ma avevi distrutto la serata, ragazzi. Basta informare la tua donna, fa comprendere le altre cose. No, ma avevi ammazzato. Mamma mia, a dove ci siete profondo? Ma dove vai? In curva e altri settori? Curva Fiesole rigorosamente. Per vedere bene la partita. Sì, perché sono l'amante del bel calcio. No, quindi... io c'ho il palo davanti, che un silea da lì. Però per questo discorso si sta lì. Sì, no, si sa il palo siete nulla di che basta, ma si sta lì. Quello è insomma il senso di appartenenza, poi ti porta a stare lì anche se magari fai il vento contro, l'acqua e tutto il resto. No, ho detto tutto, ora io non li sopporto, per carità, ti voglio bene, non li sopporto, però l'Olimpio, io ando venga all'Olimpio, no, lascia fare. No, ultimamente ci hanno proibito praticamente di andare, questo l'altro, cioè non ci si può più andare, ora una cosa seria, non ci si va proprio allo stadio a Roma, finché non cambieranno le regole, a Roma non ci si va. Questo è vero, hai ragione, però obiettivamente io ti dico, insomma, da tifoso, quindi non è più, è bello, è molto, poi ci siete voi, che lo rendete brutto, ma insomma lo stadio di per sé è molto bello. Vuoi ringraziare Andrea per essere stato qua con noi? Sì, in realtà sì, volevo ringraziare Andrea, volevo ringraziare un po' tutti, te, per la presentazione, non so se te volevi aggiungere, dire qualcosa... Cioè sì, so che fine ha fatto Padalino che era il protagonista di quella Repka invece fa MMA, cioè mena tutti sì. Irish non lo so, Amor si è schiantato contro un'auto nel 2012, però sta bene, ha studiato, però sta bene, purtroppo ancora no, cioè Seba, diciamo fisico, sembra un cacciatore di tagli, ora è bellissimo, vabbè, senti, saluti tu e allora io ovviamente. Vabbè, secondo me ce l'avete tutti, se non l'avevi fatto, mi sembra superfluo di che lo dovete comprare, ma vabbè, insomma, dopo che sono scontato che ce l'abbiate o quasi, però a te l'onore e l'onere di chiudere questa presentazione. Allora, ciao, anche il merchandising che ci ha fatto, no, siamo avanti. In realtà questo è il gruppo, ti dicevo prima, che esaltate sia dal punto di vista di Ligabue che dal punto di vista della Fiorentina, che per il mio compleanno, il 14 appunto, settembre, hanno fatto quel regalo lì. Aspetta, non vedo, sono cecato, mi diceva Marchesini, aspetta di un... Vediamo dietro cosa c'è scritto. Nel mezzo intanto sta arrivando un treno di un numero 9 e la fascia da capitano. Difficile intuire che possa essere. No, ovviamente a me. Però bella, molto bella, ragazzi. Facciamo i 10 però in tank. Andavo un po' pretenzioso, ma abbiamo preso i 10. Tra l'altro, bella davvero. Bella, sì. Abbiamo fatto la nostra figura. Grazie. Assolutamente. E ci vedete allo stadio questa? No, in realtà questa era per il concerto. No, ho capito perché ti capisco, ma esci allo stadio, almeno la gente ti dice, e questa vita questo... è il mio libro. Sì, infatti, ora aspettiamo di... Ma fa così. Sì, infatti. Vabbè, ho capito, tanto... Esatto, tanto... però è di cotone pesante, sì. È di cotone pesante buono, è un bel cotone, insomma ragazzi, però vedi, mi piace molto questa... Questo modo di intendere, che è il modo per, anche perché ora, al di là delle burle, se davvero si tifasse Fiorentina solo e soltanto per i risultati e per le cose, avremmo smesso da tempo. Quindi lo facciamo per altri, mi piace che tu l'abbia raccontato bene in questo libro. Grazie. E volevo
solo salutarvi, visto così vi mando anche a bere, visto che la maggior parte di voi li conosco e comincia a essere assetata. Un di applauso per il bere, bravo. E... questa è tutta gente da quando c'è la birra al cuore allo stadio che cambia una vita, è aumentato il numero di partecipanti al nostro gruppo. Lo so. E niente, volevo ringraziarvi tutti per essere qui, in particolare Gower che mi ha dato questa seconda opportunità, Lorenzo l'ho già ringraziato, Andrea e Leonardo per avermi dato una mano, Massi che ho visto passare, che adesso facendo da PR mi ha dato questa opportunità, anche se parli portoghese, e tutti per essere venuti qui. In realtà nel libro mi sono accorto alla fine che manca una dedica, cioè all'inizio c'è soltanto la citazione di Cavour, poi in realtà leggendola la dedica c'è ed è nel testo e sono le ultime pagine, che ora non vi ammorbo leggendole, però chi ha letto il libro lo sa e quindi più o meno sa come va a finire e come finisce il libro d'un sogno, ma soprattutto sono citati praticamente tutti quelli che sono qui. Io più o meno qualcuno in più è presente, lo ringrazio, e tutti gli altri ci sono, quindi la doppia dedica è a voi, perché se l'ho scritto una mano me l'avete data anche voi. Grazie a tutti. Grazie a te. Complimenti. Se non c'è la dedica, non c'è la vicinanza. Grazie.